Gela spara ai cani dell'ex, giovane finisce in carcere. Fermato dalla polizia sull'A19 dopo il furto di un'autovettura a Caltanissetta. La giornata mondiale del diabete in città, formazione e informazione. L'ematologia incontra il territorio, intervento dell'assessore regionale Volo. I carabinieri di Gela hanno arrestato per tentato omicidio, stalking, minacce e porto illegale di arma da fuoco un giovane di 22 anni. Il ragazzo, dalla scorsa estate, avrebbe preso di mira la sua ex fidanzata, sfiorando qualche giorno fa il tragico epilogo. Il giovane, infatti, con una pistola avrebbe tentato di uccidere i cani della donna e poi avrebbe sparato alla ragazza che si trovava nel balcone. Per fortuna la giovane per pochi centimetri non è stata raggiunta dal proiettile. È stata la stessa ragazza a raccontare ai carabinieri l'infinito calvario a cui lei e la sua famiglia sono stati sottoposti dopo la fine della relazione. La giovane avrebbe riferito anche di alcuni messaggi che le sarebbero arrivati sui social in cui veniva mostrata una pistola. La ventenne si sarebbe affacciata dopo aver sentito dei colpi di pistola esplosi sotto la sua abitazione. Lì avrebbe notato i suoi due cani feriti e assistito all'ex fidanzato che nel frattempo avrebbe rivolto l'arma contro di lei. I militari, dopo aver sentito a lungo la presunta vittima e i suoi familiari, hanno tratto in arresto il ragazzo che durante l'udienza di convalida si sarebbe difeso raccontando, tra le altre cose, di essere stato aggredito da un parente dell'ex fidanzata mentre era in sella ad un ciclomotore. Da lì l'idea di andare a casa di quest'ultimo per un chiarimento, dove gli sarebbero stati aizzati i cani contro e per questo avrebbe loro sparato. Il GIP del Tribunale di Gela, Francesco Pulvirenti, però, ha osservato che nonostante lo stato di incensuratezza del ragazzo, persistono le esigenze cautelari. Per questa ragione è stato convalidato il fermo e ordinato la custodia in carcere. La polizia stradale ha tempestivamente individuato e tratto in arresto un giovane poco dopo il furto della Fiat 500 Abarth consumata a Caltanissetta. Attraverso il GPS montato nell'auto, infatti, la polizia ha notato che il veicolo percorreva a forte velocità tra i 180 e i 200 km orari l'autostrada A19 Palermo-Catania in direzione del capoluogo etneo. Gli agenti della Polizia Stradale di Catania hanno predisposto in tutta fretta il blocco dell'autostrada, simulando un incidente in cui un tir chiudeva l'intera carreggiata. Così il ragazzo non ha potuto fare altro che rallentare la velocità fino a fermarsi definitivamente e incolonnarsi. In questo modo gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Si tratta di un ragazzo di 24 anni già conosciuto alle forze dell'ordine per lo stesso tipo di reati. Con sé a bordo, oltre ai classici arnesi da scasso per forzare le serrature, è stato trovato in possesso di una centralina in grado di bypassare l'antifurto elettronico del veicolo. Il giovane ha subito ammesso il furto commesso poco prima nel capoluogo nisseno, così è scattato l'arresto. L'auto, intanto, è stata restituita alla legittima proprietaria, una giovane di Caltanissetta. I carabinieri della stazione di Sommatino, in esecuzione di un'ordinanza del GIP Valentina Balbo, hanno arrestato un 25enne di Riesi per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo avrebbe offeso e picchiato la compagna e avuto comportamenti aggressivi anche nei confronti dei propri familiari. In più si sarebbe scagliato contro gli arredi di casa distruggendoli. Un clima continuo di violenza è culminato il 29 luglio scorso con minacce e ingiurie anche nei confronti dei carabinieri. Quel giorno, infatti, mentre la donna in gravidanza era stata trasportata al pronto soccorso a seguito di una lite con il 25enne, il giovane improvvisamente era arrivato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e colpendo le porte d'ingresso avrebbe preteso di vedere la compagna. Contro quest'ultima avrebbe anche gridato «Ti ammazzo!». A quel punto erano intervenuti i carabinieri. La furia dell'uomo non si era fermata nemmeno davanti agli uomini dell'arma, i quali avrebbe gridato «Vi spacco la testa, arrestatemi e domani ti vengo a prendere. Vi ammazzo, vi prendo a testate». Il 25enne era stato dunque ammanettato e condotto in caserma. I carabinieri nel corso delle indagini hanno ricostruito i vari episodi di violenza che la compagna dell'uomo e familiari di quest'ultimo avevano subito nel tempo. Per il 25enne dunque è stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il diabete di tipo 1 è una forma di diabete che si manifesta prevalentemente nel periodo dell'infanzia e nell'adolescenza, anche se non sono rari i casi di insorgenza nell'età adulta. Per questa ragione fino a poco tempo fa veniva denominato diabete infantile. Esso rientra nella categoria delle malattie autoimmuni perché è causata dalla produzione di autoanticorpi, anticorpi che distruggono tessuti ed organi propri non riconoscendoli come appartenenti al corpo ma come organi esterni, che attaccano le cellule beta che all'interno del pancreas sono deputate alla produzione di insulina.
In occasione della giornata mondiale del diabete, l'Associazione Giovani Diabetici del Centro Sicilia ha organizzato domenica 20 novembre una giornata di formazione e di informazione sul diabete di tipo 1. La giornata si è tenuta alla Casa del Volontariato della Cultura ed oltre a momenti di formazione ci sono stati anche momenti di allegria e divertimento, con l'obiettivo di aver informato in modo creativo i bambini mentre si divertivano. In occasione della giornata mondiale del diabete, che si festeggia sempre nel mese di novembre, abbiamo pensato di fare una bella iniziativa che doveva essere svolta presso il Parco Dubini per come l'abbiamo pubblicizzata. Purtroppo il tempo non ci ha aiutato. Grazie alla disponibilità che ci ha dato il nostro amico Filippo Maritato, oggi la faremo qui presso la Casa delle Culture e del Volontariato, dove abbiamo anche noi come associazione la nostra sede. La nostra diciamo, come dire, giornata si svolgerà come informazione e nello stesso tempo anche formazione. Abbiamo la rappresentante del nostro centro di diabetologia, oggi purtroppo il dottore Loggia non è stato possibile essere presente, abbiamo la dietista che ci darà delle informazioni per quanto riguarda l'alimentazione dei nostri bambini. Abbiamo pure un informatore medico che ci parlerà per quanto riguarda le tecnologie che va dal microinfusore al rilevatore della glicemia. Abbiamo pure la Croce Rossa che non manca mai di stare al nostro fianco, quindi che si occuperanno anche loro quanto riguarda i parametri, la misurazione della glicemia. Abbiamo pensato pure di creare un momento anche per quanto riguarda le degustazioni e nel suo tempo qui la nostra dietista ci aiuterà anche a far capire ai nostri bambini cosa mangiare, diciamo, o perlomeno il mangiare sano, che purtroppo oggi i nostri bambini sono un po' distanti da questa alimentazione. Si è svolto lo scorso sabato 19 novembre l'appuntamento del corso di aggiornamento dal titolo L'ematologia incontra il territorio, condivisione dei percorsi diagnostici terapeutici. Presente anche la neoassessora regionale alla salute, la nissena Giovanna Volo, che ha inaugurato l'apertura dei lavori della giornata di formazione nella sede di Caltanissetta. Il mio interesse fondamentale e il mio obiettivo principale, condiviso, devo dire, dal Presidente della Regione, è quello di creare delle integrazioni forti che ci possano portare ad uscire dalle enormi difficoltà che in questo momento vengono registrate su alcune cose. Faccio degli esempi pratici: gli intasamenti del pronto soccorsi, la lungaggine delle liste, dei tempi delle liste d'attesa, e di conseguenza l'impossibilità a fare diagnostica in tempi accettabili, la cura dei soggetti con patologie croniche, perché a causa del Covid è stato evidente come non sia più possibile fare accedere tutti in ambito ospedaliero. Il secondo appuntamento nel corso di aggiornamento, inoltre, ha ribadito ancora una volta l'importanza del rapporto di collaborazione fra lo specialista e il medico di medicina generale, così come racconta Maria Enza Mitra, direttore dell'unità operativa complessa di ematologia dell'ospedale Santeria di Caltanissetta. In ambito ematologico, perché questa è la nostra specialità, vuole che ci sia un rapporto diretto con i medici di base, che rappresentano proprio il primo punto di riferimento per tutti i pazienti. E è fondamentale che ci sia una dialettica sempre aperta, pronta e che si rinnovi in base a quelle che sono le evoluzioni che la scienza, la nuova medicina di precisione e soprattutto le innovazioni terapeutiche sempre più mirate verso una terapia che è sempre di più domiciliare, in quanto le nuove terapie ormai si fanno quasi tutte in regime di outpatient. Una visione condivisa anche dai medici di medicina generale, rappresentati dalla dottoressa Anna Santamaria.
Rapporto tra medico di medicina generale e collega specialista rappresenta un punto fondamentale per la tutela della salute del paziente, perché soltanto in una sinergia attiva tutto questo può avvenire e l'obiettivo si può raggiungere. E devo dire che tutto questo e questa sinergia che è nata anche durante il periodo della pandemia fino a oggi e si è rafforzata ci ha consentito di avere questi obiettivi. Una prima parte del corso è stata dedicata alla presentazione di casi clinici per approfondire l'aspetto dell'iter diagnostico-terapeutico delle diverse forme di leucemia, trattate dal dirigente medico dell'unità di ematologia dell'ASP in Sena, Pamela Murgano. Oggi è stato anche un momento di incontro con i medici del territorio, un momento in cui abbiamo ricordato come il Covid ci ha resi un fronte comune nell'affrontare non solo la pandemia, ma a non fare fermare la diagnosi e il trattamento in ambito ematologico. Presente anche il presidente nazionale dell'AIL, Giuseppe Toro, che ha sottolineato l'importanza del volontariato. Oggi in questa importante iniziativa che si è svolta a Caltanissetta sono stati affrontati i grandi passi avanti fatti dall'ematologia in questi anni. Un tempo di leucemia si moriva, la sua diagnosi era una sorta di condanna a morte, oggi almeno il 70-80% dei malati trovano risposte terapeutiche, non solo, ma un grande numero di malati si cronicizza, quindi con aspettative di vita quasi simili a quelle dei pazienti normali. Il volontariato in questo è vicino, supporta i reparti di ematologia, ma soprattutto i pazienti. È stato il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta, Giovanni D'Ippolito, a concludere i lavori. Quelle del 22 ottobre e del 19 novembre, dice, sono state due giornate che ci hanno permesso di far incontrare i medici di medicina generale e gli specialisti, con la certezza che il dialogo tra le loro professionalità rimanga sempre aperto e costruttivo per il bene dei pazienti. Scadeva proprio oggi, 21 novembre, il termine per la presentazione delle istanze per le agevolazioni Tari, un contributo natantum destinato a cittadini e nuclei familiari residenti a San Cataldo, in possesso di certificazione di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 del 92, e intanto si pensa ai prossimi provvedimenti per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. Il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, ha infatti preannunciato ulteriori sostegni economici, questa volta riferiti alle spese per le utenze elettriche e idriche e non solo. Allora, dopo i bandi per le agevolazioni della Tari che ha appena ricordato, l'ultima sulle agevolazioni Tari per coloro che hanno una 104 articolo 3,3, nelle prossime settimane provvederemo anche a uscire un ulteriore bando, un bando per venire incontro alla popolazione sempre con un ISEE inferiore a una determinata soglia per provvedere al pagamento delle utenze elettriche e delle utenze idriche e probabilmente, anzi quasi sicuramente, anche nei confronti di chi ha degli affitti e quindi sempre legato però ad un certo reddito. Da questo punto di vista noi siamo sempre al lavoro e siamo sempre alla ricerca di nuovi strumenti per cercare di alleviare quella che è una situazione economica che ovviamente, come in tutte le città d'Italia, si sta facendo drammatica. Per cui laddove dovessero esserci ulteriori risorse che riusciremo a recuperare, senz'altro verranno messe a disposizione. Intanto, per quanto riguarda le scuole, in arrivo altri fondi che verranno destinati all'asilo Belvedere. Dopo gli interventi che abbiamo fatto nella Corso Unità d'Italia siamo riusciti a restituire alla città, con un lavoro che già era iniziato presso la precedente amministrazione, anche l'asilo Lambruschini. È una scuola storica per la città di San Cataldo e siamo felici di averla riconsegnata ai nostri bambini. Tra l'altro, proprio la scorsa settimana siamo stati notiziati che arriveranno 500.000 euro che serviranno per l'asilo Belvedere, quindi un ulteriore intervento che andremo a fare sull'asilo Belvedere con fondi a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, ma tanti altri sono stati gli interventi sulle scuole che in quest'ultimo anno abbiamo messo in essere nell'ordinaria amministrazione.
Amici tra i Bimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì, che da un lato vedrà l'allontanamento della perturbazione che nel weekend è transitata sull'Italia, ma dall'altro vedrà anche l'avvicinamento di un nuovo sistema nuvoloso particolarmente intenso che martedì attraverserà un po' tutto il nostro paese. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista sull'Italia. Da un lato si allontana, come dicevo, la vecchia perturbazione, ma ecco arrivare la nuova che alla fine del giorno già raggiungerà le regioni di nord-ovest, l'Alto Tirreno e la Sardegna. Anche come precipitazioni, al mattino ancora qualche residuo piovasco sarà possibile all'estremo sud, ma in rapido allontanamento, e poi arrivano le nuove piogge verso sera sulle regioni di nord-ovest, tornerà anche parecchia neve sulle Alpi. Quindi in definitiva ci attendono di discreto tutto sommato, però attenzione a nebbie e foschia al primo mattino in pianura padana e soprattutto verso sera tempi in peggioramento al nord-ovest, Alto Tirreno, Sardegna, e vi anticipo martedì sarà una giornata di forte maltempo. Per tutti i dettagli sulle vostre località consultate l'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Del Poggio, Viale Luigi Monaco. Servizio notturno, Marrocco, Via Rosso di San Secondo.